Ciao a tutti ragazzi, sono Mr. Tecnologimania e benvenuti in questo nuovo video. In questo video andrò a fare l'unboxing e la recensione di questo paio di cuffie Bluetooth economico, ovvero le Tautronics TT-BH07. Il prezzo potrei anche dirvelo ora, ma non avrebbe senso, quindi lo dirò in un punto del video. Ma detto ciò, iniziamo! Partiamo dalla confezione, come potete vedere c'è scritto Wireless Stereo Headphones, di ovviamente Tautronics. La confezione presenta qualche informazione e un QR code per accedere velocemente al sito della Tautronics. Aperta la confezione troviamo due scatole. Sì, in questo caso ne vedete solo una perché la confezione mi è arrivata incompleta. In un pacchetto, questo, ci sono le cuffie che dopo vedremo, mentre nell'altro, che non mi è arrivato, ci sono i gommini per i vari padiglioni, i vari archetti e il caricatore USB. Ovviamente ci sarà stato un errore nella spedizione, fatto sta che non farò la sostituzione, sia perché ci avviciniamo nel periodo natalizio e ci vuole un bel po' di tempo, sia perché dovrei pagare la spedizione a questo punto, compro direttamente un altro paio di cuffie, ma anche perché i gommini preapplicati mi vanno bene. Comunque, chiudiamo questa parentesi. Ricapitolando, nella scatola, in questo caso mancante, ma che voi doveste avere, ci saranno i vari gommini per i vari padiglioni auricolari, gli archetti per migliorare la stabilità delle cuffie e il cavo USB, micro USB per la ricarica. E anche il manuale di istruzioni e la garanzia. In quest'altra scatoletta ci sono le cuffie che ora andiamo ad aprire. Come potete vedere sono di colore nero. La lunghezza del cavo è di più di 50 cm e come potete vedere è piatto. Inoltre queste cuffie sono magnetiche, ciò vuol dire che una volta che finiremo di usarle potremo attaccarle e portarle come una specie di collana. Quando sono unite rimangono accese, infatti se ad esempio ci chiamano basta che le separiamo e possiamo rispondere premendo il tasto centrale. Infatti queste cuffie possono anche essere utilizzate come auricolare Bluetooth, visto che sono dotate di un microfono che funziona abbastanza bene. Dall'altra parte ogni tanto non ci sentono, però comunque noi riusciamo ad ascoltare molto bene. Con questo controller possiamo abbassare, alzare il volume, mettere in play o in pausa. Inoltre possiamo anche spegnere o accendere le cuffie. Ora sono accese, mentre ora sono spente. Lo vediamo da questo LED rosso. E inoltre sentiamo anche un suono di spegnimento nelle cuffie. Con il tasto centrale possiamo anche accettare una chiamata, chiuderla e richiamare l'ultima persona chiamata tappando due volte. Tuttavia non sono riuscito a rifiutare direttamente una chiamata. Per quanto riguarda l'abbinamento basta accendere le cuffie e tenere premuto il tasto centrale finché il LED non lampeggerà di rosso e di blu. Dopodiché prendiamo il nostro smartphone, che può essere o un iPhone o un dispositivo Android o anche un Windows Phone, funziona con tutti e tre i sistemi, e abbiniamolo. Come potete vedere ci viene anche mostrata la percentuale di batteria rimanente delle cuffie. Queste cuffie inoltre possono essere collegate a due dispositivi contemporaneamente, quindi quando si interrompe l'ascolto da un dispositivo si avvia sull'altro. Anche se questo non sempre funziona, almeno io ho dovuto scollegare e ricollegare i dispositivi un paio di volte. Ma parliamo di qualità. Allora, hanno un suono molto equilibrato, si sente abbastanza bene anche se mancano un po' di bassi, ma per il prezzo a cui vengono vendute la qualità è buona. La cosa che mi ha sbalordito di queste cuffie è il volume, se lo si mette al massimo è davvero altissimo. Ora le cuffie si trovano a circa 10 cm dal microfono e si sente molto forte, lo sento addirittura io che sono quasi a 1 metro di distanza. Per quanto riguarda la batteria, l'autonomia dichiarata è di 5 ore. Io sono riuscito a fare più o meno 4-5 ore a volume medio e spegnendo le cuffie quando non le utilizzavo. Si ricaricano mediante la micro USB. Sono anche dotate di tecnologia CVC 6 per la riduzione dei rumori circostanti e anche Bluetooth 4.1. Allora, sono abbastanza comode e stabili nell'orecchio, soprattutto se viene utilizzato anche l'archetto, consigliato per chi fa sport, visto che queste sono cuffie sportive e sono anche resistenti al sudore. Io le utilizzo senza archetto e comunque sono molto stabili, solo il lato destro mi ha dato qualche problema, a volte infatti si sfilava leggermente e dovevo rimetterlo, ma forse perché c'è il controller che va ad aggiungere un po' di peso. Comunque nel complesso mi sto trovando abbastanza bene con queste cuffie, sono leggere, funzionali e anche economiche, visto che costano circa una ventina di euro.
Tuttavia mi dispiace per la confezione incompleta che va a peggiorare il mio giudizio finale. Ma detto ciò, io spero che questa recensione vi sia piaciuta. Se vi va, lasciate un like al video, un commento e mi raccomando seguitemi su Facebook, Twitter ed Instagram per essere sempre aggiornati. I link dei social li trovate giù in descrizione, ma soprattutto iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi video e c'è da Mr. Technology Mania.